Ciao ragazzi, spero che stiate passando una bella giornata perché io sono TheIsmin64 e sono qui con voi per giocare di nuovo e continuare il nostro let's play di Super Luigi Galaxy. Allora, qui non ho copiato la partita, vabbè. Allora, qui volevo, prima di tutto, icona, cambiare l'icona, mi sembra giusto. E eccolo qua, il nostro Luigi. E copiamo anche la partita qua, nel caso perdessi il video per qualche motivo. Devo cambiare anche l'icona? Non lo sapevo. Vabbè, volevo cambiare l'icona per dire. Ecco, stiamo facendo Super Luigi Galaxy. Allora, non faremo questo, non cambia niente. E va bene, siamo con Luigi, abbiamo 10 stelle, oggi raggiungeremo la soglia di 15. Allora, volevo aggiornare su due cose. Ho aggiornato per l'appunto le custom track di Mario Kart Wii e quindi l'ho aggiornata almeno 1.02.0003 e adesso ci sono 184 custom track, cioè tante. E niente, oggi proseguiremo con Super Luigi Galaxy. Volevo solo dirvi questo. Il gigante a tre piedi. Al treppiedi è un'altra roba, il treppiedi. Tutto attaccato con due P. È un'altra roba, il treppiedi. Andate a consultare sul dizionario italiano, io non vi dico niente. Non vi dico niente. Ah sì, però con mia madre ha detto, al posto di andare a prendere un nuovo computer, ha deciso di riparare quello vecchio. Ma se doveva ripararlo, io sapevo come fare. Però vabbè, lei ha detto ci vuole farlo fare con un esperto, vabbè, contenta lei. Spendere soldi per solo riparare una cosina che ci voleva 2 secondi, vabbè. Io sinceramente l'avrei comprato uno nuovo, però con la crisi che corre non è tanto buono. Ah, ce l'hai fatta. Con te avrò anche bisogno dell'aiuto di papà. Dai, Tripodobot. Gigante a tre piedi. Mostra il potere della mega stella. Non avrò bisogno del padre. Sbagliate di parlare. Ok, praticamente sto coso, se volete proprio saperlo, dietro al mondo c'è una vita. Sotto il mondo c'è questa roba qua. Volete proprio qualcosa? Su una delle tre gambe dovrebbe esserci una vita anche. Oh, eccola qua. Ok, praticamente dovete salire su sto coso. Guarda come si è sistemato Luigi. Forse questo non è il posto migliore. Praticamente dovevamo distruggere questo coso in mezzo. Explosion. Bom! Grazie. Grazie per aver giocato con TheIsmin64. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao scherzo. Ecco, questa è la nostra seconda mega stella di questo let's play. Che sarebbe la nona, in realtà, perché se contiamo anche Super Mario Galaxy Versus, lo continuerò a ridire all'infinito quel let's play. Che adesso sto ancora attendendo i risultati del Versus. Spero di essere arrivato almeno tra i primi, boh, non lo so, tra i primi, boh. È una vera sorpresa se sono tra i primi 10. Oh, vabbè, però, non è male. Ah, oh, intanto abbiamo sbloccato il bagno.
Il bagno, ragazzi! Il bagno! Non è chiamato bagno, soltanto qua che è chiamato bagno, in italiano! La fiamma di quel braciere rappresenta l'energia del serbatoio. Recuperando mega stelle viene rappresentata l'energia stellare. No, vabbè. La fiamma si ingrandisce. Grazie. Il serbatoio comunque riesce a usare quell'energia per viaggiare nell'universo. Buona sapersi. Quando tutta la regia sarà ripristinata potremo volare velocemente fino al centro dell'universo. No, metà dell'energia deve essere ripristinata. Ora accessibile il nuovo planetario. Planetario. In base a questa nuova parola. Planetario. Il nuovo planetario è una stanza che noi chiamiamo bagno. Avrei guardato la mappa prima di caso i planetari. Planetari. Ma mostra anche le galassie, le informazioni, le eventi che posizionano il planetario e viene a chiedere a me. No. Tanto se perdo il... Ah, sì, non ve l'ho ancora fatto vedere. Il postino, Luigi, Luigi, sono il postino, ho una lettera per te. Mario, adesso mi trovo in un posto sperduto, ma cerco di rimanere tranquilla. Sono sicuro che presto verrai a salvarmi. Chissà, Piese, chissà se ciò che allego a questa lettera ti sarà utile. Eh? Il destinatario è Mario? Luigi, diamoci da fare. Al messaggio c'è qualcosa di legato. Funghi One Up 20. Accetti la consegna? Ok, accetterai. Anche la prigioniera principessa è sempre così premurosa. Arrivederci alla prossima lettera. 20 up. Volevo solo farvi vedere che la differenza tra Mario e Luigi, che a Mario gliene dà 4, invece a Luigi gliene dà ben 20. Ma questa è un'ingiustizia. No, è che solo con Luigi è più difficile. Perché scivola, una corsa diversa, io faccio questa. E galassia polvere di stelle. Di stelle. Dove siamo? No, basta. Galassia polvere di stelle, il sentiero delle stelle. Dentro questo planetario chiamato bagno. Questo planetario. Ok. Qua bisogna stare in silenzio. No, lo faccio dopo. Avevo intenzione di prendere già le astroschegge. Dopo. A parte che in un altro episodio, quindi chiamo episodio perché sono abituato a chiamarli episodi. Dov'è? No, non è qua. Aio, addosso ci sono andato. Questo per chi ha giocato a Pikmin, ecco, questo è uno degli easter egg che non ho fatto vedere. Per chi ha giocato a Pikmin 1, 2, 3, che dir si voglia, questo se vedete è la delfino, Dolphin, come la volete chiamare, in inglese o in italiano, vabbè, è la navicella spaziale di Capitan Olimar. Io vorrei andare là. Grazie. No. Vorrei andarmene. Ecco, grazie. No. Ecco. E qua. E là. Alleluia. No, che... Go. Vai a quel paese. Ok, facciamolo come si deve. Qua. Qua. Oh. Facciamolo come si deve, eh. Ragni, ragni, aio! Non hanno la bocca, sti ragni.
Ma qui ho provato in tutti i modi a cercare di andare sulla cosa da sopra, però non è possibile. Bisogna liberare i quattro Toad. Prenderei un po' di schegge. Grazie. Tutto per gradire. Prenderei anche una moneta. Anche se non serve a niente una moneta. Ok. E voilà. Ok, questa è la vostra prima vera sfida con Luigi. Visto? Rischierete molto di cadere. Ui, non mi ero dimenticato che era di là. Sta tutta... Mi raccomando, il mondo si genera sempre a caso. Cioè, non sempre a caso, sempre ugualmente, scusate. Ops. Cioè, il mondo esiste sempre, ma soltanto che voi lo vedete soltanto dopo, quando ci siete vicino. Però il mondo esiste, comunque. Ok, questa è la nostra seconda superstella per questa puntata. Meravigliosa puntata. Per essere sicuro ho caricato il cellulare prima, questa volta. Sono stato lì a caricare il cellulare, per accertarmi che la sera sia carico, così almeno potevo registrare. Scusate, questa è la galassia polvere di stelle, attacco alla flotta Karrik. Sembra qualcosa di lottoso. Lottoso, lottoso. Voilà. Chi ci sarà dentro? Oh, mi hai rovinato la sorpresa. Ci sarà tra queste casse? Pumba. Vabbè, questa leva normalmente potremmo anche non usarla, vi faccio vedere. Mi sono fatto così, benissimo. Però, solo per il gusto di farlo. No, vi faccio anche vedere un po' cosa c'è ai lati. Un blocco, mi sembra che ci sia niente sopra. No, non c'è niente. Non è pure la schegge, vabbè. Aia! Occa loca! Occa loca, non c'è niente qua. No. Sì, questo qua mi dice di fare A. No. Questo qua mi dice di fare così. Ma puoi fare così? O vuoi così? Vabbè, chi se ne frega di quelle monete. Ok, qui per prendere questo blocco basta alzare qui. Riusciranno ad andare sullo scheggio. E se saltate e roteate, cioè vi vogliono far imparare che saltando e roteando. Ok, allora apri. Ah, grazie, grazie mille signore e signori. No dai, basta, perché sto facendo una voce così strana. Allora, qui dentro ci sono delle schegge, ma se volete fare, qua c'è una... non ci sarà mai. Oh my god! Ah, un'altra cosa. Se fate
delle pirouette addosso a quelli, ogni tanto vi danno le monete, qualcuno vi dà le monete. Sono visto a dire curiosità. Qua c'è un guscio rosso. Aia, anch'io pirla. Il fungo energia. Ok, io prenderei questi. Vorrei prendermi anche il guscio rosso. E se ce la faccio? Vado sopra, esatto. Se riuscite ad andare sopra col guscio, mi terrete il guscio! Semplice, no? E potrete fare questo! Ecco, subito. Lanciarlo subito e avrete già un punto di vantaggio. Sarete già qua, ci sono delle monete nel caso venite, ecco, esattamente doppia moneta. Ehi, chiama i tuoi Kamek, chiama i tuoi piccoli Kamek. Oh, non mi rompere i cuglione. La 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 la. Qua ci sono delle cose da poter prendere con. Ma là c'erano comunque delle cose da poter prendere con delle altre cose. Stella, volevo farvi vedere prima che qua sulla punta ce ne sono altre tre. Esattamente tre. E qua c'è un altro. Senza toccare a te. La voglio fare un po' più lunga, un po' più coinvolgente. Oh sì, adesso mi deve dire un'altra balla. Non è una balla, però è un'altra balla. Comunque 13. 16 monete. Un po' di sto schegge. Cosa hai da dirmi? Sembra che siano apparse delle comete burlone, i tifoni dello spazio. Le comete burlone trasformano le galassie in un mondo completamente diverso. Se vuoi sapere qualcosa sulle comete burlone, basta chiedere alla sfavillotto cometa. Non ho mai letto il nome di quello sfavillotto. Non sapevo che si chiamava sfavillotto cometa. Non lo sapevo. Ok. Io allora andrei a concludere. Aspetta, prima controlliamo se c'è una cometa. Sì, ecco una. Oh, c'è una cometa, allora andrei a fare la cometa. Perché la mia intenzione sarebbe prima di fare tutte le stelle prima di Bowser. Prima. Tutte le stelle prima di Bowser. E poi dopo fare le comete viola, tutte, una dopo l'altra. Farò tre episodi soltanto di comete viola. Ok, questa arriva la cometa rossa. È rossa, è rossa, è grossa, è boh, è ok, anche le stelle rosse sotto, anche qua tutto rosso, anche i bordi rossi dello schermo tutto rosso. Ok, non ci abbiamo molto tempo, come avete visto sotto ci sono 4 minuti. Dovremmo fare praticamente tutta la strada che abbiamo fatto la prima volta. I miei amici sono più avanti, sbrigati presto! Questo vi dirà la stessa identica cosa. Non rompere le scatoline, no, adesso. Non mi ero preparato. Chi è questo?
Aggrappati a pianta peverino, se sì, segui più vai, questo tempo, il telecomando. Non ho letto. Ok, ora vi faccio vedere la strada secondaria. Cosa farà mai quel blocco? Lo scoprirete fra molte puntate di Super Mario Galaxy Versus. Ok, praticamente questo vi farà fare altre cose. Vi farà andare su. E vi farà apparire altre cose. No. Ok. Ah! Ok. È difficile controllare Luigi sulle pareti. Sì, ci manda su qua non sotto, se non sarebbe stata una perdita di tempo. Oh, vabbè. Tanto per perdere tempo. Aio! Tonzo! Uno stronzo! Ok, siamo da Dino Piranha. Di nuovo. E abbiamo ancora 2 minuti abbondanti. No. 2 minuti! Mezzo tempo andato. Ora abbiamo metà del tempo solo per fare Dino Piranha. Cambiata la musica. Ma cambierà ancora presto! L'ho battuto in 14 secondi. Ma ammazza la mazza. Vedoci questo sketch da qua. Sento qualcuno. Ah no, era la superstella. Che salto. Questa è la Super Mario 64. No. Controlliamo se c'è qualcos'altro. No, perché di solito passa una stella. Vabbè, andiamo a finire la galassia polvere di stelle. Sempre se non c'è una cometa di là. C'è una cometa! Quindi ok, oggi abbiamo fatto già 2 comete rosse. Interesting. Sì, lo sto facendo molto più lento del Versus, perché cioè, mi sembra giusto. Perché se lo facessi troppo veloce non avrebbe senso. Non sarebbe un walkthrough che vi spiego tutto, o quasi tutto perlomeno. Non sapevo! Sì che lo sapevo, non sono così lungo. Io continuerei a correre di qua, ho detto vabbè, chi se ne frega, devo fare il giro del pianeta per poi andare. Ok, qua ciao Dolphin. Beh, se non l'avete capito, il nome della console che doveva sostituire il GameCube, cioè che doveva essere proprio al posto del GameCube, era Dolphin. Se non l'avete capito, la Super Mario Sunshine o dal Pikmin mi sembra un po' strano. Difatti, l'emulatore per GameCube e Wii sul computer
si chiama per l'appunto Dolphin. Wow, wow. Vabbè, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo. Qua se volete c'è qualche moneta in più. Perché l'hanno mai messo? Le hanno messe queste monete? Ah, forse per dirti qualcosa. Sicuramente mi sembra che con un po' di sforzi ci si può arrivare da questa parte. Con un salto in lungo, Però non lo so. Ora io qua non farei assolutamente niente, lascerei cadere Luigi sulla piattaforma e poi così, ok, presa la stella e io direi di chiudere qua la puntata perché siamo a 5 stelle. Siamo a 5 stelle, come detto dal Let's Play, farò 5 stelle in ogni parte. E avevo intenzione di farne 10, ma poi dopo 10 risultava troppo lungo sia per me che per voi. E allora, soprattutto per me, perché ci mettevo tanto a caricarle, a registrarle. E non ho tutto quel tempo, sinceramente. Non c'ho lo sbatti. Una cometa fantasma! Oh! Buzzemic è stata identificata. Abbiamo anche rilevato un'enorme massa energetica. Onda energetica? No. Che starà succedendo lì? Questa volta salvo. Salve, sono Giovanni Pascoli. Ok, adesso usciamo dal planetario. E no, non posso farlo. Cavolo. Ah, non volevo. Fare la prima persona, ma oh, posso farla? Vieni. No, aspettate, voglio fare una fine epica. Oh. Ciao, sono blu come te, sono blu, sono anch'io blu, Luigi è verde, noi due siamo blu, che bello. Ok, mi sto rincoglionendo sempre di più. Io vado avanti nel mio canale, mi starò sempre di più rincoglionendo. Oh, ma santo cielo, perché? Ah, ok, è quella roba lì, nera. Stavo dicendo, che cos'è quella roba nera? Ah, sì, è quella roba di nera, giusto. Vabbè, ciao. Alla prossima. Divismi 64 è qui. Ciao.